La pagina politica ora, oggi a Potenza in Matera, il leader del Centro Democratico Bruno Tabacci, il servizio di Alberto Stolfi. Torna in Basilicata Bruno Tabacci, politico di rango allevato alla scuola di Albertino Marcora. Accompagnato da Vilma Mazzocco e Nicola Benedetto, che guidano le liste del partito rispettivamente alla Camera e al Senato, il leader del Centro Democratico, che si colloca all'interno dello schieramento di centrosinistra, incontra a Potenza in Matera i candidati, i dirigenti, gli iscritti, i simpatizzanti. Nei suoi interventi le questioni al centro del dibattito che sta accendendo la campagna elettorale, tra queste l'esplodere di una nuova ormai sopita Tangentopoli. Rispetto alla vicenda di Tangentopoli non c'è dubbio che la situazione appare del tutto peggiorata. Allora per fare politica si dribblava la legge sul finanziamento della politica. Oggi si fa politica per rubare e quindi è chiaro che il giudizio non può che essere inflessibile. In più Berlusconi dice che bisogna legalizzare le tangenti. Evidentemente questo è il modo con il quale lavora Berlusconi e non credo che sia utile per il Paese neanche seguire il suo esempio. E a proposito di esplosioni, in questi giorni si fanno sempre più evidenti le incompatibilità tra alleati futuri possibili o impossibili. Monti e Vendola marcano reciprocamente le distanze. Bersani veste i panni inediti del vigile urbano e dice che il traffico del dopo elezioni sarà lui a dirigerlo. Ingorghi in vista? Ma guardi, la coalizione che risulti a me è fatta dal Partito Democratico, da Vendola e dal Centro Democratico. Non mi risulta che Monti sia in coalizione. Io penso che il centro-sinistra sia in grado di vincere queste elezioni realizzando un'alternativa sia alla Camera che al Senato. Quindi ci vuole molta serenità. Poi che si tratti di dirigere il traffico, non credo che ci sarà un gran traffico. Ci sarà una problematica robusta, perché guidare questo Paese dopo i disastri degli anni scorsi e dopo una crisi così profonda, c'è bisogno di avere le spalle robuste.